Senatrice Labate. Io ringrazio Zanchini e ho seguito, insomma, molto chiaramente tutte le osservazioni che condivido. E ce n'è una in particolare, quindi le faccio una domanda. Abbiamo parlato quindi di, arriviamo a livello comunale, e molto spesso quindi abbiamo sì un piano di rigenerazione urbana che deve essere messo a sistema con tutta un'altra serie di altri piani, che può essere, non so, il piano per l'acqua, la gestione dell'acqua e il climate change, si parte dai comuni, tutti quelli che possono essere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Ritiene opportuno quindi inserire anche nel DDL una figura che possa essere il green manager, una figura che deve essere di supporto nelle pubbliche amministrazioni, perché sia in grado veramente di leggere e di portare avanti i piani posti insieme, soprattutto di utilizzare metodi nuovi, metodi innovativi per la valutazione dei progetti e per l'integrazione dei progetti fra loro. Grazie. Sulla domanda della senatrice Labate, mi sembra di aver risposto a tutte le domande. Mi sembra un'indicazione molto intelligente di attualità. Intanto il tema, appunto, c'è un tema intanto di come si integra questo piano di rigenerazione, questi piani di rigenerazione con la pianificazione ordinaria, che andrà regolato. E poi c'è bisogno di figure nuove. Una è quella del green manager, di supporto. È una figura che in qualche modo dovrebbe aiutare dentro questi processi, in cui il verde avrà un ruolo molto importante, per cui sarà una figura tecnica che aiuta il supporto ovviamente dell'amministrazione pubblica. Ma mi permetto di integrare un aspetto, ci sarà bisogno di altre figure. Vi spiego. Mi è capitato di approfondire il modo in cui hanno riqualificato ad Amburgo tutta l'area del porto, è stata una grande operazione di riqualificazione urbanistica edilizia, e siccome il tema era ovviamente immobiliare, era economico, finanziario, eccetera, e quindi era molto complesso gestire, ma era anche architettonico, dove avevi tanti interventi diversi, con interlocutori diversi, anche architetti diversi, il comune in quel caso nominò la figura in qualche modo del responsabile dell'architettura dentro la struttura comunale. Ed è interessante questa figura perché è la figura che in qualche modo garantisce che ci sia una coerenza nel disegno architettonico e urbanistico e che quindi in quel caso interloquiva con un architetto famosissimo che ha fatto l'opera lì che sta ad Amburgo, ma anche con i singoli interventi di quartiere. Per esempio, in questi interventi ci dovrà essere tutta una, in qualche modo una coerenza dello spazio pubblico, delle alberature, delle che ovviamente deve essere regolata. E quindi introdurre nuove figure come quella del Green Manager o dell'architetto in qualche modo responsabile di questi interventi sarà fondamentale per garantire la qualità. Mi auguro di aver risposto, vi manderò questo documento, ovviamente sono a disposizione per qualsiasi integrazione perché il tema, come avrete Sì, capito anche, ci senz'altro ha interessa e ci risposto a appassiona molto. tutti i quesiti.